Per quale motivo questa serata? Soprattutto per quale motivo qui al gruppo Linux? In realtà non c'è nessun motivo. No, l'idea è questa, l'argomento è d'attualità, perché si parla della moneta, qualcosa che utilizziamo tutti quanti, ma che probabilmente non so quanti di voi sanno cos'è, da dove viene, come funziona, eccetera, eccetera. Quindi stasera vediamo alcuni aspetti, ovviamente l'argomento è vasto, stasera facciamo una sorta di introduzione. Qual è il legame anche con il gruppo Linux e con l'informatica? Credo ci sia un legame proprio riguardo al fatto che ultimamente con la tecnologia a disposizione che ci abbiamo, con la rete internet, sono stati, diciamo, creati dei nuovi modelli di moneta come il Bitcoin che hanno delle peculiarità. A mio avviso è stata creata la moneta a livello informatico senza prima capire cos'è la moneta in generale. Allora forse vale la pena fare un passo indietro, capire cos'è una moneta e poi eventualmente vedere se per esempio anche le monete tipo Bitcoin o simili sono, diciamo, possono essere utilizzate, che limiti ci hanno, che vantaggi ci hanno. Però ecco, questa era solo la premessa. Stasera non parleremo di Bitcoin o di monete, diciamo, digitali, ma parleremo in generale del sistema monetario. In particolare analizzeremo due aspetti, che per esempio è un sistema monetario, diciamo, a moneta sovrana e un sistema a moneta non sovrana. Vediamo più o meno quello che significa e quali sono le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Facendo due esempi in particolare, uno la moneta sovrana, quella che era, diciamo, la lira qui in Italia, e la moneta non sovrana che è l'euro, quello che abbiamo adesso. Io non sono un economista, ovviamente, sono solo un curioso e come al solito parlo di cose, diciamo, che non ho studiato a scuola ma che la curiosità mi ha portato ad approfondire altrove. Questo, diciamo, studio qui lo porto avanti da qualche anno, nasce, diciamo, da un'esigenza personale di capire come funzionano determinate cose e tutto è iniziato in realtà con questo filmato che adesso vediamo. Quando ho iniziato a interessarmi all'argomento volevo un attimo capire qual era il punto di partenza, perché ovviamente erano materie che non avevo mai studiato, e un mio amico che ha studiato economia e commercio mi ha detto: guarda questo filmato, se ti incuriosisce vai avanti, se no, se non ti incuriosisce continua a fare quello che hai fatto. A me mi ha incuriosito parecchio e sono andato avanti, quindi adesso ve lo ripropongo a voi. Beh, vediamo se ti incuriosisce allo stesso modo. Seguirà il dibattito. Seguirà? Certo. Ok, se vede, lo vedete tutti? Sì, perfettamente. Allora, premessa, scusate, questo è un film, questo è proprio un film, è un film spagnolo del 2006, mi sembra, 2007. È un film che parla tutt'altro d'economia, l'economia è nello sfondo. A un certo punto, questo è circa metà del film, il film è anche bello, a me è piaciuto, a un certo punto il protagonista vuole capire come funziona il sistema economico e quindi va da un economista un po', diciamo, strano, un po' dissidente, e cerca di farsi spiegare come funzionano le cose. E questa è la parte in cui viene spiegato il funzionamento. Da notare che questo film, purtroppo, per quanto sia un bellissimo film, per esempio, se andate su internet lo vedrete, ci stanno spezzoni su YouTube scaricato milioni di volte, è Il concursante. Il concursante. È un film che qui in Italia non è mai arrivato, non è mai stato tradotto, sottotitolato, doppiato, niente. Tutta l'opera di doppiaggio è stata fatta, diciamo, in maniera collaborativa. Quindi ce lo vedremo in spagnolo? Rete. No, questo breve tratto l'abbiamo doppiato lì da me, con due ragazzi, diciamo, di fortuna. Quindi prendetela con me. Cioè, amatoriale. Esatto, è molto amatoriale. Abbiamo fatto una sera giusto perché
Siccome quando c'è, te lo vedi quei sottotitoli, non tutti magari riescono a seguire, perdono il flusso. Allora, anche amatoriale abbiamo deciso di fare un piccolo doppiaggio, ovviamente non un doppiaggio professionale, però quello che si deve capire si capisce. No. Non parlo con gli economisti, mai. È una perdita di tempo. Farò un'eccezione con lei perché mi sembra un cattivo economista. Ascolti, io in realtà non sono un economista. Questa è la regola. Io parlo, lei ascolta. Niente domande. Non conosco il suo caso, ma capisca questo. C'è solo un caso, una sola situazione. Quindi non mi faccia perdere tempo. Se fa attenzione, forse impara qualcosa. Staremo alle regole, così faremo più in fretta. Qualche obiezione? Bene, allora cosa vuole? Voglio sapere. Io ho le galline e lei i pomodori. Io voglio pomodori e lei le uova. Che facciamo? Uno scambio. Un semplice scambio. Per esempio, un uovo per ogni pomodoro. Così erano le cose all'inizio. È chiaro che i suoi pomodori a volte erano buoni, a volte no. O se volessi comprare un cavallo e non abbia molto chiaro quante uova mi servano? Ma se prendiamo come riferimento, per esempio, un po' d'oro. L'oro è bello. Luccica e non ce n'è molto ed è prezioso. Così possiamo fare una tabella di conversione. Se una dozzina di uova valgono una pepita d'oro e un cavallo 100 pepite, è facile capire che un cavallo equivale a 100 dozzine di uova. Semplice, no? L'oro si converte così in moneta di scambio. Per semplificare. Come non possiamo comprare un cavallo con le uova, si cambiano le uova in moneta e si aggira l'ostacolo. Bello, vero? Questo è il primo passo. Tutto è più o meno uguale all'inizio, solo che ora abbiamo bisogno dell'oro per comprare le cose che non produciamo. Latte, carne, vestiti, attrezzi. Infine, la persona che ha creato il sistema ha un edificio. Un posto dove l'oro viene immagazzinato e dove noi lo possiamo ottenere. Quella persona è un altruista, certo. Non ci vuol vendere l'oro, gli basta prestarcelo. Per esempio, a me dà 10 monete e me le lascia in prestito per un periodo di 12 mesi. Mi chiede solo un piccolo interesse, è logico. Mettiamo che sia il 10%, così lui rischia il suo oro e io non rischio nulla. Perciò lui avrà bisogno di una garanzia nel caso che io non rispetti l'accordo. Le spiacerebbe sbattere un po' di più quelle arance? Sono per una spremuta. Nel suo caso, se lei vuole dell'oro, le ipotecherà il suo orto. Così l'uomo le presta 10 monete d'oro in cambio delle sue carote? No. No. Lei rimane con la sua produzione di carote e pomodori. Non si deve disfare di nulla e può continuare a commerciare. Deve solo restituire alla banca 11 monete d'oro dopo un anno. Le 10 che le hanno prestato più l'interesse. Come farà? Beh, ho l'orto e posso vendere tutti i miei prodotti. Lei ha un anno di tempo. E se non mantiene l'accordo, la banca si prenderà il suo orto, d'accordo? Qual è il problema? C'è un problema? Non c'è problema. Qual è il problema? Immaginiamo che la banca possieda un totale di, diciamo, 100 monete d'oro.
che ha quantità totale d'oro esistente, 100 monete, non una di più. Oltre al buon uomo, esistono altre 10 persone. Lei, io, un fabbro, una sarta, un poliziotto e via dicendo. 10 persone in totale. Tutti abbiamo bisogno di oro per comprare e tutti abbiamo chiesto un prestito. 10 monete ciascuno, per un totale di 100 monete. Si è perso? Certo che no. Il banchiere ci ha dato tutto il suo oro, con assoluta generosità. In cambio di cosa? Un semplice 10%? Una monetina per persona? È giusto. Però? Infatti, però, secondo Pitagora abbiamo un problema. Se in 12 mesi dobbiamo pagare 11 monete ciascuno, da dove le prendiamo? 11 monete per ognuno fanno 110 monete. Questo significa che ci sono 10 monete di interessi che non riusciremo mai a pagare. Mai, qualunque cosa accada. Non ci sono problemi. La banca è stata creata per facilitare le cose, non per complicarle. C'è una soluzione ragionevole, non si preoccupi. Pagatemi solo gli interessi, una moneta ciascuno. Vi aspetterò. Il prossimo anno pagherete la quantità prestata inizialmente. Le prime 10 monete, insomma. Avanti. Ciò nonostante, se paghiamo una moneta ce ne rimarranno 9. 9 ciascuno. Allora se ancora dobbiamo pagare 10 monete. Alla fine dell'anno ci ritroveremo con lo stesso problema e in più avremo meno denaro. Esatto. Una moneta in meno rispetto allo scorso anno. Se andiamo avanti così per altri 10 anni, sempre che ci lascino pagare solo gli interessi, alla fine rimarremo senza niente, spariranno tutte le monete. E nonostante tutto, avremo ancora il debito iniziale da pagare. La banca avrà recuperato tutto l'oro. Noi non avremo nulla ed avremo ancora il debito iniziale da pagare. 100 monete tra tutti noi, che non potremo pagare mai, semplicemente perché non esistono. Cosicché perderemo le terre, il bestiame e gli alimenti che abbiamo ipotecato all'inizio, come garanzia, 10 anni fa. In 10 anni la banca riavrà tutti i suoi soldi, più tutte le nostre proprietà, mentre noi non avremo niente, assolutamente più niente, come dire che in pratica saremo diventati schiavi della banca. E perché? Per niente. E in cambio di niente. Ok, eloquente. Giuseppe è incuriosito. Diciamo che interessante. Il film l'ha fatto giusto il discorso. Allora, ovviamente non c'è la pretesa di spiegare tutto quanto, infatti è un filmato, cioè, è semplificato rispetto a come funzionano le cose. Ok. Importante è che abbia un attimino incuriosito, acceso quel minimo di curiosità per andare avanti. Poi, alla fine, ci leveremo tutti i dubbi e andremo a analizzare e vedere se effettivamente questo filmato che abbiamo visto adesso rispecchia l'attuale modello, l'attuale sistema che ci abbiamo, oppure se è qualcosa di diverso. Capire il funzionamento del sistema monetario per scegliere in maniera consapevole. Una volta che noi capiamo come funziona una cosa, possiamo scegliere se ci piace o se non ci piace. Perché in realtà noi adesso non lo sappiamo. Allora, lì nel filmato il nostro vecchio economista gli dice: ricorda questo, c'è solo un caso, una sola situazione, ma è veramente questo l'unico sistema possibile? Cioè adesso le cose stanno funzionando in quel modo ed è questo l'unico modo per far funzionare le cose? Cercheremo di rispondere strada facendo, ok? Allora,
Capiamo innanzitutto come funziona un sistema moneta sovrana e un sistema moneta non sovrana. Qualcuno più o meno sa cosa significa sovranità monetaria, sì, eccetera, eccetera? Non so, volete dire qualcuno? Lo Stato stampa la sua moneta, la emette, mentre invece la moneta non sovrana, come nel caso dell'euro, è praticamente una moneta che è presa in prestito, come proprio nell'esempio lì che ha fatto il filmato. Quello è il caso proprio dell'euro. Sì. Ok. Detta questa, allora, visto che già più o meno siamo infarinati, facciamo brevemente la differenza tra la moneta sovrana e non sovrana. Io ho messo dei punti, poi appunto bisogna parlare. Comunque, la moneta sovrana, ad esempio la lira in un determinato periodo storico, non sempre, qual è la caratteristica di proprietà dello Stato che la emette? Ok? La emette significa proprio che da zero decide: ho bisogno di tot lire, la prendo e la stampo. Da niente. La stampo da niente, ok? Da niente. Si prende, si stampa, si emette. Stampare, diciamo, non è che si fa più con la stampa, cioè quelli di carta sono relativamente pochi i soldi. Emettere la moneta significa accreditare nei conti correnti una certa quantità di moneta. Immettere nel sistema. In circolazione. Cioè, in circolazione. Dopo che sia di carta, che sia una carta di credito, che sia un conto corrente bancario, un altro discorso. Comunque la moneta sovrana è di proprietà dello Stato che la emette e è il monopolista, diciamo, della moneta. Cioè lo Stato c'è il monopolio, nessun altro può stampare quella moneta lì, ok? Poi la moneta sovrana non è convertibile in oro o in qualcos'altro. Cioè tu puoi comunque comprare dell'oro, puoi comunque comprare oro o comprare altre monete, ma non c'è un tasso di conversione fisso, ok? C'è un tasso di conversione dettato dal mercato, ma non è che tu dici: ah, c'ho tanta moneta, quindi equivale a tot oro sempre. Cioè si è persa questo tipo di convertibilità. L'altra caratteristica è che appunto floating, cioè a cambio variabile. Cambio variabile cosa significa? Significa appunto che la moneta deve essere libera di oscillare nel cambio con le altre monete, ok? Chiara questa cosa qui? Quindi queste le caratteristiche principali. Una moneta non sovrana è una qualsiasi moneta, un qualsiasi mezzo di scambio che non rispetta una delle tre, diciamo, cose che abbiamo visto. Sto cercando di semplificare, andiamo abbastanza veloce. Se avete qualche dubbio, magari dopo lo vediamo. Perché hai detto deve essere floating? Deve essere floating perché una moneta che non, che non ha il cambio variabile con un'altra moneta, no, praticamente perdi una parte di sovranità, perdi la sovranità. Ti faccio un esempio: quando c'era l'Argentina, c'aveva la sua moneta legata al dollaro. Legata al dollaro significa che tu. Tanto vale la moneta argentina, cioè la moneta argentina si misura in quanti dollari vale. Cioè deve accostare chiaramente, quindi come? È agganciata una cosa che non dominava. Esatto, se tu c'hai il valore della moneta agganciato al valore della moneta di un altro stato, perdi la tua sovranità monetaria. Non ne puoi stampare, cioè, quando vuoi. Perdi la possibilità di stampare o ritirare, di apprezzare o diciamo... La manovra esatta, sai. Capito? Perdi la capacità di poter dire: ok, la mia moneta vale di più con tutto quello che comporta, o la mia moneta vale di meno con tutto quello che comporta. Quindi il floating significa che posso decidere in qualsiasi momento se stamparne o meno. Esatto, di base sì. Ok? Allora, in questo caso qui, per esempio, abbiamo detto l'esempio dell'euro che già ci avevi anticipato. L'euro non è emesso dallo Stato, l'euro non è emesso da nessun Stato dell'Eurozona, non c'è neanche un super Stato che si chiama Europa che emette la moneta, è emesso da qualcun altro, dopo vediamo da qui. Il fatto sta che non è emessa da uno Stato, e non essendo emessa da uno Stato, chi la utilizza non può fare la politica monetaria che vuole, perché la moneta la emette qualcun altro, ok? E poi vabbè, oro, qualsiasi moneta legata all'oro, il gold standard, cioè se come abbiamo detto, se una moneta è legata all'oro, cioè non posso stampare più di tot moneta perché se no non corrisponde alle riserve auree, ecco qua che io la mia sovranità monetaria l'ho persa.
cioè non posso stampare la moneta a piacimento, cioè non posso stampare al bisogno, ma devo sempre relegare la quantità di moneta alla quantità d'oro che ho, cioè a un vincolo che è diverso da quello che ho bisogno nella mia economia. Ok? Ultimo punto. Moneta a cambio fisso? Moneta a cambio fisso con altre monete, quello che dicevi tu prima. Nel senso che se una moneta è a cambio fisso con un'altra moneta, è una moneta non sovrana, proprio per quello che dicevamo prima. Non c'ho la possibilità di stamparne di più o di ritirarne di più e quindi di apprezzare o diciamo... Cioè che sarebbe equivalente alla storia dell'oro. Sì, qua è riferita all'oro e qua è riferita a un'altra moneta. Cioè dei vincoli. Esatto. O legato a una moneta o legato all'oro. Esatto. La moneta sovrana non c'ha vincoli, esatto. La moneta sovrana viene stampata, viene messa al bisogno. Lo Stato c'ha bisogno di fare una ferrovia? Dice quanto costa sta ferrovia? Costa 100? Beh, stampo 100. La moneta non sovrana dice ok, io devo stampare 100 per fare sta ferrovia. Ce l'ho abbastanza oro? Oppure posso stampare 100 visto che ho già stampato una quantità di valore per cui sono legato a quest'altra moneta e quindi non c'è la possibilità di espandere ulteriormente la mia massa monetaria? Non lo posso fare. Allora, tutti questi casi qua rientrano nella moneta non sovrana, cioè quella dove lo Stato ogni volta per stampare deve rendere conto a un vincolo esterno. Invece in questo caso qui lo Stato non deve rendere conto a nessun vincolo esterno. Ok? Allora, capito questo, facciamo un esempio di come funziona. Per esempio, uno Stato a moneta sovrana, come era l'Italia, con la lira. Ok? Allora, questo è lo Stato e questa è l'Italia. Lo Stato è semplicemente il settore governativo, nel senso è chi ci comanda qui, no? Il governo. L'Italia cos'è? L'Italia siamo noi. Popolo. Non popolo, persone, aziende, privati, ma anche le strade. Ci potevi scrivere pastore e pecore, le mandrie. Io ho scritto Italia. Si capisce chiaramente. Ok. Allora, lo Stato al suo interno cosa c'aveva? La Banca d'Italia era dentro lo Stato praticamente. Quindi lo Stato quando voleva tirar fuori dei soldi. E andava lì sotto, andava al piano di sotto, bussava la porta alla Banca d'Italia e diceva: senti, fa la Banca d'Italia, qua giù c'è da costruire una ferrovia, no? E per esempio, no? Ferrovie, autostrade, spoli, ospedali, eccetera, eccetera. No, questo chiedeva i soldi, la Banca d'Italia dice: sì, vabbè, tanto noi altri abbiamo la macchinetta per stampare, prendiamo, stampiamo e la buttiamo giù. Ok. Quindi cosa fa lo Stato? Fa la cosiddetta spesa pubblica. La spesa pubblica è appunto la spesa che lo Stato fa per tutte le cose che noi altri abbiamo all'interno dello Stato. Cioè le autostrade, le strade, le ferrovie, gli ospedali, le scuole, tutta sta roba qui è tutta spesa pubblica. Spesa che lo Stato ha fatto cacciando, stampando i soldi e pagando a tutti gli operai che hanno fatto le strade, le ferrovie, eccetera, eccetera. Ok? Chiaro? Quindi cosa è successo? Questi soldi sono andati a finire nel sistema Italia, cioè questi sono i soldi che hanno guadagnato gli operai, gli ingegneri, i medici, eccetera, eccetera, pagati direttamente dallo Stato, e questi soldi qui sono andati a finire nel sistema Italia. Ovviamente questi soldi qui poi, che hanno guadagnato queste persone che hanno fatto le infrastrutture pubbliche, o che hanno lavorato per lo Stato, poi andranno a fare spesa, quindi compreranno da mangiare, compreranno i vestiti, compreranno la macchina, compreranno la casa, eccetera, eccetera. Però già qui capiamo una cosa un po' particolare, che diciamo al netto dell'import e dell'export, di cui poi parleremo, ma i soldi che stanno qui, tutti i soldi, sia quelli che maneggiano i dipendenti pubblici, ma anche quelli privati, anche il negozio sotto casa degli alimentari che magari è il mio, io maneggio soldi che sono venuti dalla spesa pubblica, non ci stanno altri soldi. Le lire solo lo Stato italiano le stampa. Quindi se io maneggio le lire, anche se sono un'azienda privata, queste lire sono venute esattamente dallo Stato, dalla Banca d'Italia e dalla spesa pubblica che ha effettuato. Come dire, da niente praticamente. Da niente. Il discorso di prima. Esatto. Ok? Quindi noi abbiamo questi soldi che stanno all'interno di questo circolo. A questo punto lo Stato fa una cosa che è la tassazione di tutta sta roba che ha messo dentro, dice ma io ne levo un po'. E leva un pochettino dei soldi con le tasse. A questo punto però noi dobbiamo capire bene una cosa.
Per quale motivo lo Stato ha levato le tasse? Ha levato un po' dei soldi da qua dentro con le tasse? Perché sennò fa una reimpressione. Ci stanno diversi motivi. Sicuramente quello che possiamo dire è che non gli servono quelle tasse per pagare i servizi, come ci dicono sempre, più tasse, più servizi, più tasse, più servizi. Quindi, nel sistema, diciamo, tra virgolette, ideale, per quale motivo vengono fatte le tasse? Vengono fatte, ma non vengono fatte per pagare i servizi, perché, come abbiamo detto, i servizi sono stati già fatti dalla spesa pubblica tramite emissione monetaria da zero. Quindi a cosa servono le tasse? Ce lo facciamo spiegare da uno che io personalmente ammiro parecchio e che è Paolo Barnard. Eccolo qua. Allora, Paolo Barnard è un giornalista, ovviamente è un matto, e io lo ammiro molto perché ha una storia, diciamo, incredibile. Nel senso che lui è stato un giornalista, uno dei fondatori di Report, e dopo un po' ha iniziato a fare questi servizi di inchiesta molto pesanti, e su un report che riguardava i farmaci, Big Pharma, il marketing del farmaco, ha toccato dei piedi, che ha pistato dei piedi che non doveva pistare. La RAI gli ha detto: o te dai una calmata oppure vai fuori. Lui, siccome la calmata non se l'ha data, e l'hanno fatto fuori. Questa, diciamo, a grandi linee. In realtà la RAI gli ha fatto un servizietto un po' più sgarbato, che non è semplicemente otterrai una calmata o fuori. Ti ha detto: vabbè, tu vuoi continuare a fare queste inchieste qui, tu ci puoi avere tutte le ragioni che ti pare. Noi altri ci dissociamo. No, non solo ci dissociamo, gli hanno levato praticamente la copertura degli avvocati. Che hanno detto: tu fai queste cose qui, pesti i piedi alle persone, non ce ne importa se c'hai ragione o meno, perché Big Pharma ci fa causa a noi altri della RAI che abbiamo mandato il servizio, e noi altri dobbiamo pagare gli avvocati. Quindi d'ora in poi o gli avvocati te li paghi da solo, oppure te stai zitto e queste cose non le fai. Lui zitto non c'è stato, ha fatto altri servizi molto tossici. La RAI gli ha levato gli avvocati, se l'ha pagati tutti lui, e lui è andato praticamente in rovina, e adesso continua a fare giornalista, ma come può, diciamo, freelance. Ci facciamo spiegare a cosa servono le tasse in uno stato a moneta sovrana. Per capire le tasse bisogna ed è una cosa che capiscono veramente in pochi. Bisogna dividere l'argomento in due: cosa sono le tasse in un paese a moneta sovrana, cioè un paese come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, come era l'Italia con la lira, e cosa sono le tasse, lo vedremo nel secondo intervento, in un disastro chiamato Eurozona. Qui abbiamo in questa piramide il governo, e qui abbiamo nella piramide il non governo. Il non governo è tutto quello che non è il governo, cioè i cittadini, le famiglie, le aziende. Il governo è il monopolista della moneta, solo il governo crea la moneta, il cittadino, l'azienda non può creare la moneta, quindi il governo deve prima dare la moneta al non governo, a noi cittadini, aziende e famiglie, con un processo che si chiama spesa, dopodiché il governo può prelevare da noi con le tasse una parte di questa spesa nella tassazione. Attenzione a un punto focale: che cosa ho appena detto? Ho detto che il governo è il monopolista della moneta, il non governo non ha la moneta, non crea la moneta in giardino, non la crea in azienda, deve prima riceverla dal governo e poi usare questa moneta per pagare le tasse. Che cosa significa? Molto semplicemente, logicamente, da un punto di vista dei bilanci di uno Stato in maniera incontrovertibile, significa che le tasse non finanziano la spesa pubblica, non hanno mai finanziato la spesa pubblica, non hanno mai finanziato un singolo letto d'ospedale, una singola strada, una singola pensione, mai finanziato la spesa pubblica di un paese, perché ovviamente prima il governo deve spendere e darci i soldi con cui pagare le tasse, e dopo noi paghiamo le tasse. È impossibile che siano le tasse dei cittadini che originano la spesa. Allora, se capiamo questo, possiamo capire che in un sistema a moneta sovrana
l'uso delle tasse è qualcos'altro. Il cittadino si chiede, ma allora io perché pago le tasse? Ho sempre pensato che pagavo le tasse per pagare gli ospedali, le strade e i servizi e le pensioni. No, le tasse si pagano per quattro motivi. Il primo motivo è che lo Stato obbliga tutti i cittadini a pagare le tasse in quella moneta e in questo modo lo Stato costringe tutti i cittadini a usare quella moneta. Altrimenti si potrebbero avere situazioni feudali dove regioni intere inventano monete diverse e usano altre monete. Il secondo motivo, ed è il più importante da capire per tutti, soprattutto per gli imprenditori, è che le tasse per lo Stato sono un termostato dell'economia. Lo Stato deve usare le tasse alzandole se l'economia corre troppo, ci sono rischi per esempio di inflazione, oppure deve abbassare le tasse se l'economia non va. La catastrofe dell'eurozona e dell'austerità è stato il fatto che mentre l'economia italiana precipitava nel burrone, invece di alzare il termostato, e cioè abbassare le tasse, permettere all'economia italiana di riprendersi, cosa hanno fatto le austerità? Esattamente il contrario, hanno alzato le tasse affossando ancora di più l'economia. Il terzo motivo è il controllo dell'inflazione. Sappiamo che l'inflazione è soprattutto originata da una eccessiva presenza di denaro nel paese a fronte di meno prodotti. Questo crea il rialzo dei prezzi, l'inflazione. Il governo tassa per drenare il denaro, il capitale eccessivo. E l'ultimo motivo è quello del controllo dei grandi capitali. Pensateci, se non ci fossero le tasse ci sarebbero oligopoli di capitalisti in grado addirittura di ricreare paesi all'interno del paese e cesserebbe di esistere la Repubblica. Questa situazione è quella che noi possiamo descrivere di un paese sovrano, come era l'Italia con la lira. Con l'eurozona tutto è drammaticamente cambiato e lo spiegherò nel prossimo intervento. Moneta sovrana è l'America, il Giappone, l'America, l'Inghilterra, eccetera. Il resto lo vediamo dopo. Quindi, questo a grandi linee, a cosa servono le tasse? Io l'ho riepilogato qui, imporre la moneta, se io ho la macchina e devo andare a pagare il bollo, e ovviamente lo Stato mi dice tu devi pagare il bollo e vuole 100.000 lire. Quindi io non posso andare da qualcuno che mi dà la sua moneta che stampa dentro casa, perché io devo guadagnare, devo trovare qualcuno che mi dia le lire per pagare le tasse. In questo modo, quindi, mettendo una tassa, imposto la moneta, imposto che io debba lavorare per guadagnare solo ed esclusivamente quella moneta. Okay? Poi la seconda funzione è quella di regolare l'economia, come diceva, diciamo, Paolo Barnard. Regolare l'economia cosa significa? Un'economia significa, l'economia è tutto quello che viene prodotto, tutti i servizi e tutti i beni che circolano all'interno dello Stato. Se per esempio noi abbiamo una situazione in cui ci stanno tanti giovani disoccupati, lo Stato ha delle potenzialità, cioè ha delle potenzialità produttive inespresse, lo Stato può emettere moneta in modo tale da, per esempio, dare lavoro, aumentare l'occupazione. Ovviamente può farlo per quale motivo? Perché se tu hai una situazione dove l'economia può crescere e non cresce solo perché mancano i soldi, tu mettendo i soldi aumenti la massa monetaria, ma aumenti anche la produzione e quindi non vai sul discorso inflattivo, ok? Quindi le tasse a cosa servono? Servono perché una volta che tu immetti la moneta, l'economia può reagire in un determinato modo. Se praticamente hai più moneta rispetto a quella che è la produzione, tu con le tasse levi un po' di moneta. E qui si riaggancia, diciamo, al terzo punto, che è proprio il controllo dell'inflazione. Il controllo dell'inflazione è proprio questa cosa qui. Se tu a un certo punto ti accorgi che hai messo dentro troppa moneta e i prezzi iniziano a alzarsi per via del fenomeno inflattivo, tu levando un po' di soldi dall'interno del sistema riesci a mantenere sotto controllo l'inflazione. Poi controllo dei capitali e funzione redistributiva. Questo pure è molto importante, questo punto qua, perché noi immaginiamo che lo Stato fa questa grande spesa pubblica e alla fine tutti i soldi che lo Stato spende vadano a finire per esempio in due o tre persone a fronte dei altri 100 che non riescono a guadagnare. Questo per vari motivi. Mettiamo che in un anno
tutte le persone siano semplicemente degli agricoltori. Un anno la produzione dei pomodori va a palla semplicemente perché c'è stato più sole e mentre magari il cavolfiore non funziona. Allora cosa significa? Significa che quello che ha fatto il pomodoro si sarà arricchito a dismisura, quello che ha fatto il cavolfiore, chi è andato a male, non avrà guadagnato niente. Allora cosa fa? Lo Stato, piuttosto che buttare altri soldi, così che andrebbero magari a creare inflazione, lo Stato tassa chi ha preso di più, in modo tale che chi ha creato, diciamo, un piccolo monopolio se lo vede un po' ridurre, e poi in quel momento lì redistribuisce un po' di soldi tramite la spesa pubblica. Ok? Chiaro fino a qui? Il quinto punto, infatti, ho messo questa cosa qui, questa ce l'ho messa io perché secondo me è molto importante, cioè la tassazione serve anche per incentivare e disincentivare determinate azioni. Io ho messo qua per esempio la cosa delle energie rinnovabili contro le fonti fossili, perché faccio un esempio, metti che uno ha, diciamo, la macchina elettrica contro la macchina a benzina, sulla macchina a benzina te ci carico le tasse, sulla macchina elettrica le tasse te le levo, lo Stato ha indirizzato una certa politica. Cioè, però diciamo, questo è legato al punto 2 e al punto 4, diciamo, sì, in realtà fa parte tutto di un lungo cosa, sfaccettature della stessa cosa. Cerco di dividere, in realtà fa tutto parte, tranne la prima che è imporre la moneta, che è una cosa ben diversa, tutto il resto è praticamente tutto legato. Quindi però ecco, secondo me questa è una cosa molto importante, perché appunto adesso abbiamo tutta sta cosa, potremmo fare le rinnovabili ma non abbiamo soldi eccetera eccetera. In un sistema a moneta sovrana tu sai benissimo che siccome non c'hai i problemi dei bilanci perché la moneta te ne stampi quanto te ne pare, dici ok, metto delle tasse altissime sulla benzina, però allo stesso tempo praticamente defiscalizzo completamente le energie rinnovabili. Allora, vado un attimino indietro per riprendere il filo. Eravamo rimasti a questo punto qua, ok? Lo Stato ha fatto la spesa pubblica, ha levato un po' di tasse, la spesa pubblica è più grande rispetto alle tasse, in modo tale che rimane qualche soldo qua dentro, ok? Questa cosa qui come si chiama? Risparmio. Si chiama, eccolo che arrivo, dopo le tasse eccetera eccetera, eccoci qua. Come si chiama questa cosa qui? Termine tecnico. Divisa. Lo Stato ha fatto la spesa pubblica e ha levato le tasse. Questo cos'è? Tutti da meno? Tutti. Netto. Netto, no? Sì, tipo... No. Cos'è? La ricchezza dello Stato. È il deficit di bilancio. Ah, giusto. Vabbè, certo. Certo. La ricchezza dei dati. Ok. Ho speso 10, ho tassato 8 e è rimasto 2. Ok? Questo ogni anno lo Stato emette e leva, tramite la manovra finanziaria, non sai, dice sempre la manovra finanziaria, perché ogni anno lo Stato emette, un po' deve emettere, quindi deve fare la spesa e deve levare in tasse. E questo ci indica l'inflazione? No. Deficit di bilancio, significa, è quello che hai visto, cioè lo Stato ha fatto una spesa, ha messo dentro dei soldi e ne ha levati un po' di tasse, quelli che ci è rimasti all'interno del sistema Italia, e sono questi soldi. Hai messo 100, ha fiato 20 in tasse, deficit di bilancio 80. Esatto, quello che non riprende lo Stato, quindi sarebbe. Quello che non riprende lo Stato. Allora, il deficit di bilancio è una cosa che nei conti dello Stato viene fatto ogni anno, no? Ogni anno abbiamo un tot di spese e un tot di tasse, quindi ogni anno abbiamo... Se abbiamo speso più di quello che abbiamo incassato, abbiamo un deficit di bilancio. Quindi lo facciamo il primo anno, lo facciamo il secondo anno, dove mettiamo la spesa pubblica, tassiamo, però tassiamo di meno, ci rimane qualcosina. Questo, di anno in anno, se noi mettiamo più di quello che leviamo, a ogni ciclo qui si aggiunge qualche soldo, giusto? A meno che l'anno dopo non ne metto di meno perché già ci stava. Ho fatto la premessa. Se noi facciamo questo tipo di spesa, dove la spesa è maggiore delle tasse, ogni anno, quindi facendo questa premessa, cioè permettendo che ogni anno io faccio più spesa rispetto a quella che tasso, a parità di deficit di bilancio, diciamo a parità di deficit, aumenta tutti i soldi che stanno qua dentro, ok? Fino a che
non c'è un bel gruzzoletto, ok? Adesso è passati tipo 10 anni e lo Stato, a forza di fare deficit su deficit su deficit, ha messo dentro il sistema Italia tutti questi soldi qua. Quindi una parte di quello sarebbe il mio sconto corrente. Esatto, questi sono i conti correnti. I conti correnti, ma anche immaginiamo anche proprio tutte le cose che stanno qua dentro, le aziende, tutti macchine, tutto quanto, ok? Cioè i soldi hanno fatto in liquidità o in sì, sia soldi che beni. Guarda, questa è liquidità. Di base è liquidità, cioè di base sono soldi. Tu ovviamente questi soldi all'interno a cosa sono serviti? Per far girare le cose. No, e quindi questi soldi che hanno girato hanno prodotto anche dei beni. Questo in un ideale sistema chiuso. Sì. Stiamo semplificando. C'è fede. Quindi sta più moneta e si alzano i prezzi? No, alla fine sì. Un passo alla volta. Innanzitutto non mi avete detto questo come si chiama. Cosa? Tutta sta romassa dei soldi che sta qua dentro sul sistema Italia. La ricchezza dei... Come si chiama? Come si chiama? Il debito pubblico. No. Il deficit proprietto prima. Che sarà mai? Tutti i soldi che ci abbiamo negli altri. La differenza. Lo sapete come si chiama? Come si chiama? Allora, questa è la ricchezza del paese, giusto? Voglio dire, non è che c'è un termine tecnico. Io ho detto come si chiama, ma non è un termine tecnico, è un termine che capisce, no? È tutta la ricchezza, tutti i soldi che sono stati buttati dentro. A questi soldi qui che cosa corrisponde ovviamente? Il debito pubblico. Quindi il debito pubblico non è nient'altro che tutti i soldi che sono stati buttati qua dentro. Chiaro? Perché debito? Perché lo Stato ha speso. Allora aspetta, perché questa è la domanda. Debito per chi? Ecco, debito per chi? Capiamo come funziona. Abbiamo detto che lo Stato ha speso dei soldi, ha creato dei soldi da zero, li ha messi qua dentro, ok? Tutti questi soldi qui mettiamo che sono 100, ok? I soldi che stanno qua corrispondono al cosiddetto debito pubblico che sarà pari a 100, ok? Quindi il valore di questa roba che sta qui è praticamente in termini dei numeri pari al cosiddetto debito pubblico. Una situazione del genere, sempre semplificando e tutto quanto, però io la butto lì un po' anche come provocazione, come fa anche Paolo Barnardi. In realtà il debito pubblico è esattamente la ricchezza che sta all'interno di questo sistema. Questo perché il debitore è lo Stato stesso. Questo perché il debitore è lo Stato stesso. E quindi quando ci dicevano che il debito pubblico era altissimo, in realtà era perché noi eravamo ricchissimi. In realtà il debito pubblico altissimo significa che lo Stato ha speso tantissimo, ha messo tanti soldi qua dentro, ok? Punto. Quindi, in uno Stato con moneta sovrana, il debito pubblico rappresenta la quantità di soldi che lo Stato lascia nel paese. Il debito pubblico quindi non è un vero e proprio debito, nel senso che noi conosciamo. Okay? Fondamentalmente è un parametro che indica la differenza totale dei soldi che lo Stato ha emesso e quelli che ha prelevato in tasse nel corso degli anni, nel corso dei cicli economici. Quindi è un debito che non può e non deve essere ripagato, ok? Non può e non deve essere ripagato, non per questioni di principio, non perché non pago il debito, lo ripudio, eccetera, eccetera. No, semplicemente perché abbiamo visto adesso cos'è il debito, è la quantità dei soldi che sta qui. La quantità di soldi che lo Stato ha emesso per far funzionare cose qua dentro, che senso c'ha ripagarlo? Anche perché se noi ci mettiamo in testa di gli altri dobbiamo essere tutti bravi, dobbiamo ripagare sto debito, guarda, proprio io non ci posso stare. Io dobbiamo averci un debito, quanto ci rimane qua dentro? Zero. Quindi sta cosa del debito pubblico eccetera eccetera che va ripagato sullo Stato in moneta sovrana. Ok? Quindi abbiamo capito cosa significa il debito pubblico su uno Stato in moneta sovrana. Detto questo, adesso la domanda sorge spontanea. Dice, ma tra tu e Paolo Barnard siete uno più matto dell'altro? E io dovrei credere a tutte queste robe che abbiamo detto, perché suona un po', diciamo, la fantascienza o, se non altro, il solito mondo ideale che a me piace rappresentare. In realtà porto un po' di testimonianze un po' più credibili rispetto alla mia.
e non faccio altro che raccoglie un po' di materiale. Quindi vediamo. Allora, adesso le vediamo queste testimonianze. Perché il debito pubblico in Italia quindi è un problema? Perché attualmente è un problema. A noi altri ci dicono il debito pubblico è un problema. Un problema, lo dobbiamo ripagare, è troppo alto. Per quale motivo? Perché l'Italia non c'ha più la sovranità monetaria, cioè lo Stato non ha più la capacità di emettere moneta. Punto. Tutta la moneta utilizzata in Italia non è una moneta emessa dallo Stato, ma è una moneta presa in prestito. Ok? Chiaro? Questa cosa qui la dice il nostro caro Paul Krugman, non so se qualcuno lo conosce, premio Nobel per l'economia nel 2008, che lui già nel 1999 rilasciò in un'intervista questa frase: adottando l'euro, l'Italia si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera, con tutti i danni che ciò implica. Ok? Tra l'altro questa frase qui la ritrovate in un articolo del Sole 24 Ore, intitolato «6 premi Nobel dell'economia contro l'euro», in cui, diciamo, a posteriori, all'inizio, diciamo, poi quando si è cominciata a verificare la crisi, si è saputo, diciamo, non è che si è saputo, lo sapevano già benissimo chi lo doveva sapere, hanno, diciamo, tirato fuori un po' delle argomentazioni che magari qualche premio Nobel aveva già detto, previsto in tempi non sospetti, insomma. In tempi non sospetti, perché lui nel 99 ancora non era premio Nobel e in più nel 99 avevamo appena fatto, diciamo, gli accordi per entrare nell'euro, stavamo lì freschi per entrare e per lavoreremo un giorno in meno. Per avvalorare un po' questa tesi, oltre a questa frase qui, io ho visto un paio di anni fa, sempre Krugman, che mi piace anche perché, anche essendo un premio Nobel, ha un modo di parlare molto, molto pratico, vedi un'intervista su Venus 24 dove Corradino Minneo, l'allora direttore di Venus 24, ora senatore nelle liste del PD, diciamo in Parlamento, fece un'intervista appunto a Krugman e, diciamo, lui, questo Corradino Minneo, forse non sapendo bene neanche come funziona questo discorso del debito, ha provato a porgli la domanda a Krugman dicendo: ma come funziona questa cosa del debito, soprattutto, no? Anche voi in America, no? Non c'avete paura, non c'avete problemi con i debiti? Questo Krugman gli risponde. Professor Krugman, la situazione negli Stati Uniti è un po' migliore di quella italiana. Obama ha in qualche misura sostenuto la domanda, anche se per lei troppo poco lo ha fatto. Con questi venti di crisi dell'area euro e con il debito pubblico americano che è molto molto elevato, non ci può essere una precipitazione del problema del debito anche negli Stati Uniti? Credo che al momento negli Stati Uniti non ci sia questo problema. Il paese ha la propria moneta e questa è l'enorme differenza. Non possiamo avere una crisi di liquidità come quella che sta minacciando la Spagna e l'Italia in questo momento, perché siamo noi a decidere di stampare la nostra moneta. Quindi quel problema nel nostro caso non si presenta. È chiaro che abbiamo un debito pubblico molto alto e mi piacerebbe che fosse più basso, ma non è una questione urgentissima. Ci sono dei paesi con un livello di debito pubblico molto più alto degli Stati Uniti che comunque non sono in pericolo con la liquidità e non si preoccupano. Io sono preoccupato per molte cose negli Stati Uniti, ad esempio il fatto che il mercato del lavoro è molto debole, sono preoccupato per la situazione politica del nostro paese. Mi piacerebbe dire che ci sono due problemi strutturali nel mondo, che è quello europeo da una parte e quello dell'americano dall'altro, il declino dei partiti politici. Quindi anche noi sicuramente abbiamo i nostri problemi, ma il debito pubblico, la crisi del debito pubblico non è uno di questi. Chiaro? E chi ha risposto il nostro senatore? Non gli ha risposto niente, ha passato alla domanda successiva. Capisco.
giusto per fate capire l'ingegnere di un caso. Negli Stati Uniti non c'è un problema di debito pubblico, il paese ha la propria moneta e questa è l'enorme differenza. Non possiamo avere una crisi di liquidità come quella che sta minacciando la Spagna e l'Italia perché siamo noi a decidere di stampare la nostra moneta, ok? Io credo che questo sia definitivo, ok? Continua poi. Anche noi abbiamo i nostri problemi, ma la crisi del debito pubblico non è uno di questi. Questo serve per capire questo concetto. Non stiamo dicendo che la moneta sovrana risolve tutti i problemi, ma sicuramente in un paese a moneta sovrana il problema del debito non esiste. Chiaro? Ok. Detta questa, sul discorso del sistema moneta sovrana, anche diciamo velocemente e semplificando, però più o meno credo d'aver detto tutto, ok? Siete abbastanza... Sì, sì. Okay. Detta questa, passiamo a vedere invece come funziona l'altro sistema. Oh, moneta non sovrana, il sistema euro. Ora cerchiamo di capire come noi siamo passati da un sistema a moneta sovrana a un sistema a moneta non sovrana. Nella pratica, passare dal sistema lira al sistema euro non è avvenuto da un giorno all'altro, sono stati vari passaggi. Adesso li andiamo ad analizzare. Passaggio numero 1. Divorzio tra la Banca d'Italia e lo Stato. 1981. Andreatta e Ciampi in 448 dice: dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo dividere lo Stato dalla Banca d'Italia. Cioè, chi sta qua dentro, quelli del governo, non possono andare più a bussare la Banca d'Italia e dire: oh, ma devi stampare i soldi che voglio io, perché mi serve da darli qua giù. E questo per certi versi può anche essere giusto, perché magari c'era qualcuno che se li stampava per i cazzi suoi o per darli agli amici. Questo succedeva. E allora dice: dobbiamo dividere la Banca d'Italia dallo Stato, in modo tale che la Banca d'Italia sia indipendente e che non dipenda da questi ladroni qua. Ok? Apparentemente sembra una cosa giusta, no? Quindi, ok, allora chi, visto che è indipendente, non può essere indipendente da nessuno, a chi la diamo la Banca d'Italia? A chi la facciamo governare? A un pool di banche, esatto. Quindi hanno messo praticamente qua dentro la Banca d'Italia, è diventata un qualcosa che è l'insieme di tutte le banche italiane. Una SPA. Diciamo una SPA, ok? Una banca privata, dire. Diciamo che è diventato... No, è sempre Banca d'Italia, capiamo bene. Però la gestione... Quelli che la controllano, quelli che decidono, ok, va bene, stampiamo, non è più i ladroni che stanno qui, ma i ladroni che stanno di qua. Siamo passati da un altro. Ora io, qui c'è una cosa che secondo me è fantastica. Chi controlla il controllore? No, non è chi controlla il controllore, guarda, io te dico la mia. Allora, questo qui c'è lo Stato, che in teoria lo Stato dovrebbe fare, dovrebbe fare gli interessi del pubblico, giusto? Degli italiani. Però qua dentro ogni tanto c'è qualche ladro che se fa i cazzi sui pensa più a lui che a quest'altro. Per risolvere... Qualche? Qualcosa faceva pure per l'Italia, no? Giusto? Magnava loro, facevano qua. Per carità. Già sta abbastanza bene. Sbagliato. Sbagliato che questi qua dentro rubavano e che questi qua dentro si stampavano i soldi per i cazzi loro. È sbagliato. Però più di tanto non poteva rubare. Però cosa è successo? Che dice: ah, qua dentro ci stanno i ladri che ogni tanto magnano. Diamo questa cosa in gestione a chi magna di professione, dei mestieri, capito? Questa è la cosa, capito? Io questo non me lo spiego. Com'è possibile una roba del genere? Cioè, un'organizzazione. Cioè, diamola a un'organizzazione il cui scopo unico è quello di guadagnare. Forse hanno avuto delle pressioni da parte delle banche, chissà. Ma pressioni anche da Helmut Kohl, che ci fu una telefonata, dopo se vogliamo andare a analizzare, c'è tutta una storia dietro, voglio dire, non è che adesso dice, se te vai a vedere Nino Galloni, quello che Nino dice, capito? Nino Galloni te la racconta tutta la storia, quindi voglio dire. Nino Galloni era uno che era un funzionario del Ministero del Tesoro all'epoca. Se vi capita di vederlo, è venuto anche, io l'ho visto a Porto San Giorgio. Porto San Giorgio. No, io non ci sono potuto venire quel giorno, purtroppo. Comunque, adesso non fai direttamente, ma sei più dei Keynes. Ok, quindi, 1981 primo passo. E già capiamo che la cosa è un po' diversa.
lo Stato, cioè i governanti, se dovevano mettere d'accordo con i banchieri, diciamo, per decidere i soldi che dovevano andare in Italia. E già la cosa comincia un po' a puzzare. Che bello in banchiere. Silenzio in sala, per favore, che io già faccio una fatica incredibile a parlare di questi argomenti, dopo mi vedremo. Spiegare, dottore. Allora, detta questa, non bastava. Dice, facciamo una cosa, rendiamola ancora più indipendente. Diamola in gestione non più ai ladroni, vabbè, non dico ladroni, non diamola più in gestione ai banchieri italiani, la diamo in gestione ai banchieri europei, quindi BCE. Tutto l'insieme delle banche europee, ok? Non bastava la Banca Centrale Europea, perché dice, ok, lo Stato deve bussare alla Banca Centrale Europea. Troppo facile, troppo facile. Lo Stato già spendaccione del suo, già non mi va bene perché questi qua dentro si mangiano. Fanno come gli pare. Che cosa facciamo? Gli mettiamo tra la Banca Centrale Europea e lo Stato, ci mettiamo proprio tutto l'insieme, tutto il sistema bancario delle banche private, ok? Quindi lo Stato adesso non chiede più i soldi alla Banca Centrale Europea, ma deve chiedere i soldi alle banche private. Le banche private sono le banche quelle tipo Unicredit, Monte Paschi, chi c'è, Intesa San Paolo. Quei bravissimi. C'era dentro anche Banca delle Marche dentro alla. Sì. Questo onestamente non lo so. Tutta la lista delle banche, tra l'altro, sai che tutta sta roba qui non è pubblica? No. Un giorno questa cosa qui non è pubblica, cioè tu fai da qui, vai a qui e non sai in mezzo chi c'è. Dopo lo vediamo anche questa cosa qui. Okay. Fatto sta che lo Stato a questo punto cosa fa? Visto che non può più emettere la moneta né decidere la politica monetaria, perché deve chiedere a questi due signori qua. Lo Stato fondamentalmente è ridotto a un semplice esattore delle tasse rispetto all'Italia, quindi io per semplificare l'ho messo qui, lo Stato e l'esattore delle tasse. Riorganizziamo lo schema, abbiamo che la BCE è quello che emette la moneta, ricordate all'inizio dicevamo quello che emette la banca che emette la moneta da zero, prima era la Banca d'Italia, adesso è la BCE, è l'unica istituzione che è in grado di emettere moneta proprio per legge, per regolamento, è l'unica istituzione che emette la moneta da zero, la crea, la inventa, ok? Quindi solo da qui può essere emessa la moneta, che in questo caso è l'euro. La BCE a chi risponde? La BCE, abbiamo detto, la BCE deve essere indipendente. Abbiamo detto che le banche centrali. Le banche centrali, proprio per i motivi che abbiamo detto prima, hanno fatto del tutto per renderle indipendenti. E indipendenti che significa appunto? Che non risponde neanche a un fantomatico governo europeo. Cioè la banca centrale risponde solo, è un insieme, immaginate al suo consiglio di amministrazione. Al suo consiglio di amministrazione che è fatto dall'insieme di tutti i banchieri delle varie banche europee, ok? Che possono esserci anche interessi magari diversi da quelli dei paesi membri. Cioè. Ma allora, la questione è proprio questa, è tutta lì. Cioè tu hai dato in mano la gestione della moneta, la creazione della moneta a qualcuno che non è uno Stato, ma a qualcuno che ha sicuramente altri fini. Quindi attualmente dalla banca centrale i soldi vanno sulle banche private e vanno a finire allo Stato e poi in Italia. Cosa c'è qua in mezzo tra le banche private e lo Stato? C'è ancora un'altra cosa, diciamo tra virgolette simbolica, ma che mi piace evidenziarla, che sono i cosiddetti mercati. Mercati che significa? Lo Stato, se dovesse andare a chiedere i soldi dalla banca privata, tu immaginate che il funzionario statale va dalla banca e gli dice cara banca, io ho bisogno di un prestito. Se fosse la banca gli dice guarda, noi facciamo prestiti all'1%, al 2%, te li diamo. Non è così. Lo Stato non va direttamente dalle banche private. Lo Stato va ai mercati. Mercati, immaginate proprio un mercato, no? Col bancone dove da una parte c'è sta il cliente e dall'altra parte c'è sta il negoziante, no? La banca privata sta dall'altra parte del bancone, fa il negoziante, dice io vendo soldi a un certo tasso percentuale, chi offre di più? E qua sotto ci stanno tutti gli stati dell'Europa, per esempio, quindi c'è la Germania, c'è l'Italia, c'è la Spagna, ci vanno anche aziende private. Perché in questi mercati cioè, si rivolgono tutti, mica le aste dei titoli di Stato è solo per
cioè sono delle aste che valgono solo per quella cosa lì, cioè quando tu ti rivolgi ai mercati, tutti quanti possono prendere soldi in prestito dalle banche, quindi lo Stato italiano non fa nient'altro che andare dalla banca privata, come ci potrebbe andare una qualsiasi azienda, e dice io ho bisogno dei soldi e li voglio prendere a un determinato tasso di interesse. Qual è il problema? È che siccome siamo appunto nel libero mercato, magari la banca può dire, senti una cosa, io non è che faccio i tassi di interesse a tutti uguali, per la Germania è il 2%, per l'Italia, per te che sei un po' più scarsa perché me ne vai, eccetera, eccetera, per te magari il 4% o il 5%. Perché con te rischio di più. Perché con te rischio di più. Allora facciamo un gioco, quello di prima, quello delle freccette, che era semplice, no? Perché c'era la freccetta della spesa pubblica e c'era la freccetta delle tasse. Vediamo adesso come funziona in questo sistema, perché è un pochettino cambiato, ok? Allora la BCE stampa da zero e dice io stampo da zero e voglio un interesse che più o meno è 0,1%, adesso mi pare che è 0,1%, poca roba, e dà direttamente alle banche private. Curiosa come cosa, che le banche private possono prendere soldi stampati de fresco e dalla banca centrale, cosa che gli stati non possono più fare. Le banche private danno questi soldi, li buttano sui mercati. Dice, oh ragazzi, chi offre di più? E quindi questi soldi, tramite i mercati, andranno a finire allo Stato. Lo Stato fa un pochettino di spesa pubblica, che è questa qua, ok? Chiaro fino a qui? Mm-hmm. Eccolo qua. Arrivano sempre questi soldi, eh? Oh, nonostante tutto il giro un po' arzigogolato, però i soldi sono arrivati lo stesso. Siamo passati attraverso i miliardi, alla fine è arrivato BCE, banche private, mercati, eccetera, eccetera, via discorrendo. La cosa interessante qual è? È che a noi ci vengono dati dei soldi, metti caso che ci viene dato 100, poi però ci viene detto di dover restituire questi soldi con degli interessi, ok? Con degli interessi che abbiamo visto poi sono anche dettati da questi, non sono questi, sono quelli dettati da qui. Quanto sono questi interessi qua? Dipende, a volte il 3, a volte il 4, si può arrivare anche fino al 7%, ok? La cosa interessante è che fino a qua stiamo parlando di tassi di interesse allo 0,1%. Qua invece è nei mercati che il tasso di interesse sale per chi prende in prestito i soldi. Quindi cosa succede? Che la quantità dei soldi è sempre la stessa. Infatti io qui le freccette non le ho fatte più grosse. Dove sono più grosse? Qua, quando ritornano. Perché i soldi che devono ritornare sono esattamente i soldi che io ho preso in prestito più gli interessi. Due cose vediamo interessanti. Primo, che lo Stato non può fare più il deficit, deficit di bilancio. Tant'è che, non so se seguite un po' anche la cosa della politica di questi giorni qua, no? Siamo in regime di pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi non si può assolutamente fare deficit, ok? Non si può fare. Non si possono quindi aumentare i soldi che stanno qui. Oltretutto, noi dobbiamo restituire adesso a un tasso di interesse X, quindi significa che se entra 100 dovremo restituire 102, 103, 105. Quindi non possiamo stampare moneta. E non possiamo stampare moneta. Da niente, quindi interessi. Quindi da cosa, dove riprendiamo questi soldi? Prima di tutto, i soldi che sono stati messi qua vengono subito levati. E poi io mi sono fermato qua. Volevo fare tutta una cosa più lunga per capire che in realtà questo 3-7% che c'è significa appunto che oggi dobbiamo vendere l'Enel, domani dobbiamo vendere ferrovie, domani dobbiamo vendere case, domani devono mettere una tassa aggiuntiva, perché non c'è scampo. Dall'Italia in questo sistema qui, cioè non c'è scampo, ma questa è proprio una cosa pacifica. Entra 100 e deve andare via 100 più qualcosa, e quel più qualcosa è parte di quella ricchezza che abbiamo visto. Quello del video iniziale, cioè paradossalmente, quello del video iniziale è esattamente il sistema in cui viviamo adesso. Io ho quasi finito, arriviamo fino alla fine al volo. Ok, vabbè, qua c'era l'intervento di Paolo Barnard, lo vediamo al volo, tanto dura poco, spiega la stessa cosa, magari con parole diverse, riassunto. Allora, Paolo Barnard, Paolo, dobbiamo riprendere un discorso, che è quello della tassazione del rapporto con l'euro e con l'Europa.
C'è anche un grafico. Sì, allora, eravamo rimasti che al fatto che un paese a moneta sovrana come gli Stati Uniti, oggi come l'Italia con la lira, non necessita assolutamente delle tasse dei cittadini per finanziare la spesa pubblica. Pensate a un'Italia sovrana oggi che potrebbe non discutere 1-2% di IVA, cancellarla completamente l'IVA per aiutare una ripresa in massa di tutta la parte commerciale dei consumi del paese. Ma veniamo a quella che è la tassazione oggi nell'eurozona. Come si vede dal grafico, oggi il monopolista dell'euro non sono più gli stati dell'eurozona, è la Banca Centrale Europea, che letteralmente crea gli euro dal nulla. Li versa, fra virgolette, nelle riserve dei grandi mercati dei capitali privati, che sono le grandi banche. A quel punto i governi dell'eurozona sono costretti, per avere il denaro da spendere per il fabbisogno pubblico, ad andare a chiedere in prestito ai mercati dei capitali privati ogni singolo centesimo di euro che vogliono usare, con interessi. E solo a questo punto possono cominciare, come si vede nel grafico, la funzione primaria dello Stato, che è quella di spendere per i cittadini e poi tassare. Ma come ho detto, dovendo restituire ogni centesimo di euro a dei mercati dei capitali privati e con interessi, i governi dell'eurozona, tutti iscritti nei trattati, l'Italia lo sta già facendo, sono costretti al pareggio di bilancio, cioè spendere 100 per i cittadini e tassare subito 100 per recuperare quei soldi da restituire ai mercati dei capitali privati. Quello che io chiamo l'economicidio dell'Italia, quel processo che oggi vede i politici a Roma grattarsi la testa e disperarsi e sudare sudori ghiacci se devono spendere 2 euro senza una copertura. È precisamente questa la causa della crisi dell'Italia negli ultimi 5 anni. Naturalmente un governo sano dovrebbe invece poter fare una cosa molto diversa, dovrebbe poter tassare i propri cittadini, ma nello stesso tempo lasciare nelle tasche dei cittadini sufficiente liquidità per vivere, per produrre e per risparmiare. Il pareggio di bilancio automaticamente esclude questa possibilità, lascia negli italiani, nelle tasche delle aziende italiane e degli italiani, zero beni finanziari, spendi 100, tassi 100 e costringi quindi milioni di italiani all'evasione fiscale. Io voglio sottolineare, concludendo questo punto, perché mi sembra veramente oggi un accanimento ingiusto e quasi sadico prendersela con chi evade, perché l'evasione in Italia oggi è diventata uno strumento, lo ripeto, di legittima difesa contro una struttura che è quella dell'eurozona, che costringe gli stati a impoverire strutturalmente i cittadini. Ok, questo è più o meno il riassunto che fa Paolo Barnard, quello più o meno che abbiamo detto noi. Oh, l'ultima parte riguarda questo, però siamo veramente alla fine. Tutte queste cose che abbiamo detto, cioè, ripeto come prima, siamo sicuri che io e Paolo Barnard ci abbiamo chiacchiappato, abbiamo detto le cose giuste, oppure ci siamo inventati? Siamo impazziti? No, ho letto svariati libri. Aspetta, ci arrivo. Dico tutti la stessa cosa. Allora, io non amo leggere libri dei complotti, eccetera, eccetera. A me piace andare sulle fonti, quelle che leggiamo tutti. Quindi, ecco, come prima c'era il Sole 24 Ore, a me mi piace il Sole 24 Ore. Mi piace, sai per quale motivo? Perché è il quotidiano economico di riferimento nazionale. No? È Confindustria. E che è Confindustria, eccetera, eccetera. Loro, sulle prime pagine, fanno sempre i titoloni tipo fate presto, chiamate a Monti, chiamate a quell'altro, la salvezza nazionale, eccetera, eccetera. Poi se andate a leggere magari tra le righe, qualcosina lo trovate e trovate anche gli articoli tecnici dove c'è scritto effettivamente come funzionano le cose. Allora, anche se tutte queste cose non le vedrete mai a porta o nei TG e sicuramente i media nazionali non ne parleranno in prima pagina, se magari andate a pagina 7, 8, qualche articoletto un po' più tecnico, eccetera, eccetera, vedrete che la verità in qualche modo la trovate anche da fonti, tra virgolette, ufficiali. Ok? A tal proposito, articolo del Sole 24 Ore del 21 dicembre 2011, non so se vi ricordate più o meno il periodo, Mario Monti fu messo al governo nel novembre 2011, qua siamo a un mese dall'inizio del governo di Mario Monti.
Mario Monti fa una cosa che nessuno abbia visto che cosa ha fatto lui, che manovra ha fatto una manovra un pochettino simpatica, e questo articolo la riporta. La cosa interessante è che oltre a questa piccola manovra di Mario Monti che viene riportata nell'articolo, viene spiegato anche nel mentre come funziona tutto il sistema. E questo articolo qui lo trovate sia in forma cartacea, sia su web che su 24 ore c'è nell'archivio, oppure io ho preso il video perché c'è anche il video dell'articolo, quindi ci vediamo il video che è un po' più facile. Okay? Allora, la spiegazione è un pochettino tecnica, però non è importante capire aspetti tecnici, è capire più o meno quello che succede. In particolare fa riferimento a una delle tante immissioni di liquidità che la banca centrale fa, cioè la banca centrale stampa dalle banche private e con tutto il sistema che abbiamo visto. Qua ce lo spiega il giornalista del Sole 24 Ore. La Banca Centrale Europea ha erogato oggi 489 miliardi di euro a 523 banche di tutta Europa, tra cui molte italiane. Questa è un'operazione come la BCE ne fa tante, la BCE spesso eroga finanziamenti con varie scadenze alle banche europee, questa volta però ci sono state due grossissime novità. La prima è che per la prima volta la Banca Centrale Europea ha erogato un finanziamento alle banche europee con una durata di 3 anni, non esistevano fino ad oggi finanziamenti alla BCE così di lunga durata. La seconda novità, che riguarda soprattutto le banche italiane, è che per la prima volta, grazie al decreto del governo Monti, le banche italiane hanno potuto prendere in prestito più soldi dalla Banca Centrale Europea rispetto a quello che avrebbero potuto fare settimana scorsa, per un banale motivo, perché il governo Monti ha previsto che le banche europee possano emettere delle obbligazioni, tra virgolette, artificiali, garantite dallo Stato italiano, obbligazioni che le banche emettono ma non vendono a nessun investitore, ma che tengono loro stesse per andare dalla Banca Centrale Europea a prendere finanziamenti. Questo perché? Perché la Banca Centrale Europea, quando eroga appunto questi finanziamenti agli istituti di credito di tutta Europa, chiede come garanzia dei titoli. Ebbene, il problema negli ultimi tempi è che i titoli da dare in garanzia alle banche europee, alla Banca Centrale Europea stavano iniziando a calare, quindi iniziavano a scarseggiare, per le banche europee, anche italiane, iniziava a diventare difficile ottenere tutti i soldi di cui hanno bisogno dalla BCE. Con questa manovra del governo Monti, quindi le banche hanno potuto emettere dei titoli propri con la garanzia dello Stato da usare come appunto bancomat per prelevare la BCE, questo ha aumentato le possibilità delle banche italiane, tant'è vero che le banche italiane hanno emesso questi nuovi titoli per 40 miliardi ed è verosimile che abbiano chiesto alla BCE 40 miliardi o addirittura una cifra maggiore proprio nell'asta di oggi, perché potevano dare in garanzia anche altri titoli di cui già disponevano. Questa è un'operazione che in un primo momento ha rasserenato i mercati, perché elimina una delle fonti della crisi di liquidità delle banche, proprio perché dà soldi a tassi tra l'altro agevolati, perché la BCE presta all'1% a tutte le banche europee, incluse quelle italiane. Il mercato però, le borse e anche i titoli di Stato, dopo un primo momento di entusiasmo, dopo questo collocamento di liquidità da parte della BCE, ha iniziato a scendere. Il motivo può essere banalmente anche le prese di profitto. Era da un po' di tempo che salivano le borse proprio nell'attesa di questo collocamento della BCE, e quindi adesso qualche investitore ha preso profitto. Ma il vero motivo, secondo me, per cui sono scese le borse dopo questo collocamento da parte della BCE è dovuto probabilmente che il mercato ha iniziato a interrogarsi su cosa le banche faranno con i soldi che hanno prelevato. Ricordo, hanno prelevato 489 miliardi in tutta Europa. Le banche potranno fare 2 o 3 cose. La prima è usare questi soldi per erogare crediti a imprese e famiglie, quindi per fare impieghi. Ma un altro utilizzo che possono fare le banche è usare questi soldi presi, ripeto, a un tasso agevolato dell'1% per comprare titoli di Stato.
Il problema è che comprando titoli di Stato, e quindi con un tasso più alto, il problema è che comprando titoli di Stato con un tasso più alto si rischia di creare un po' un vortice, nel senso che lo Stato garantisce l'obbligazione delle banche, con cui le banche prendono i soldi della BCE e comprano titoli dello stesso Stato che le ha garantiti. Già questo è un meccanismo un po' particolare, un po' che fa storcere il naso. L'altro problema è che tante banche potrebbero non volerlo fare. Perché? Perché per esempio se comprassero titoli di Stato dello Stato italiano, i BTP, poi sarebbero obbligate ad aumentare il capitale delle stesse banche come chiede l'autorità europea, dell'autorità bancaria europea, l'EBA. Quindi insomma i punti di incognita sono tanti su questa operazione, che è sicuramente positiva perché dà liquidità alle banche a lungo termine, ricordo a 3 anni, ma ancora tanti punti di incognita, e questo probabilmente è il vero motivo per cui dopo un primo momento di entusiasmo le borse sono scese. Allora, riepilogo. Prima informazione, la BCE eroga 489 miliardi a banche d'Europa, tra cui molte italiane, 40 miliardi. Quindi abbiamo visto che, se non altro, è vera la notizia per cui la Banca Centrale Europea eroga alle banche, ok? Banche europee, tra cui molte italiane. Importanti le cifre, 489 miliardi a tutte le banche e a quelle italiane, presumibilmente, questo presumibilmente è bello, perché tu in realtà c'hai la Banca Centrale Europea che non produce documentazione su le cifre, 489 miliardi, 40 miliardi solo alle banche italiane. Ora noi altri, da lì per un anno, abbiamo parlato dell'IMU, la TASI, un punto di IVA percentuale, eccetera, eccetera. Sapete quant'è un punto di IVA percentuale? Circa 4 miliardi, l'IMU più o meno lo stesso valore. Questi da un giorno all'altro hanno tappato un buco dei 40 miliardi semplicemente perché c'è chi stampa e tappa. Tanto che questa cosa qui è una cosa buona perché comunque ha risolto il problema della liquidità delle banche. Grazie al cazzo, cioè da un giorno all'altro c'aveva un buco enorme, gliel'ha intappato e siamo a posto. Tra l'altro come l'hanno tappato, giustamente? Dando l'obbligazione dello Stato. È fantastico questo. Obiettivamente questa operazione qui, chi favorisce? Lo Stato? No, chi favorisce? Le banche. Allora noi altri, non la BCE. La BCE è un fantoccio, la BCE è una stampante. Monte dei Paschi di Siena. La BCE è lo strumento, è la stampante delle banche. Sì, ma dopo 3 anni però la BCE si piglia quelle grandi. Ma se le piglia non c'è, si piglia. La BCE è il banco che ci mette. BCE è una stampante. La BCE, capiamo bene questa cosa, la banca centrale, emette e quando ritira disintegra, brucia, capito qual è il discorso? Cioè tutta questa cosa qui, dove si lucra? Su la differenza tra gli interessi, capito? La banca centrale butta fuori 100, ok? Banca centrale butta fuori 100, la butta la banca privata. La banca privata, questa cosa qui, dice, ah ok, io faccio girare 100 e prendo 103. Poi 100 li ridò alla Banca Centrale Europea, che li brucia, li elimina. 100,01. 100,01. Mm. Guadagno netto dove sta? Sta sulla banca privata che si è presa un 3% netto senza rischiare niente. E da dove l'ha preso sto 3%? Ha rosicato quel sistema che abbiamo visto prima. Cioè da tutti gli stati dell'Eurozona. Okay? E poi lo porta alle Cayman. Allora, questa cosa qui, io credo che anche vedendo quest'ultimo intervento del giornalista, credo che spieghi in maniera abbastanza dettagliata come funziona il sistema, e addirittura ogni tanto ci mettono di mezzo queste piccole cose, diciamo, carine. Trappole, no? Tra l'altro, come dicevamo prima con Matteo, no? Quando la banca centrale eroga, farà questo, farà quest'altro, comprerà questi titoli, comprerà quest'altro, dove andrà a finire sempre questi soldi? Perché poi, se lo vogliamo vedere, c'è un altro filmato di 2 mesi dopo rispetto a questo, che dice dove sono andati a finire tutti questi soldi qua? Almeno qualcosa c'è arrivato sullo Stato, c'è arrivato sulle imprese, sulle aziende, tutto quanto. Non c'è arrivato niente, non c'è arrivato niente. Alla fine di questa cosa qui, se vi ricordate il video che abbiamo visto all'inizio, ricalca quasi esattamente tutto quello che abbiamo visto nel video iniziale, che sembrava una semplificazione, ma in realtà nel sistema attuale il sistema
abbastanza ben ricalcato sopra quello che abbiamo visto nel video. E, detta questa domanda, il video era film, la parte del film, cioè quel film quando è stato girato? Nel 2006. Quindi già sapevo. Questa cosa qui comunque si sapeva già tutta, da, cioè questo sistema qui che funziona in questo modo e che ci abbia assolutamente questo scopo dichiarato, questo è, noi non lo sappiamo ovviamente. Io mi sono messo a studiare qualche anno fa e piano piano questi l'ha studiato lo scopo. Quando eravamo piccoli noi. Questo l'ha studiato, ma sentendo per esempio Paolo Barna che cerca di fare una ricostruzione storica, lui colloca tutto l'inizio a circa 70 anni fa. Circa. E poi è stato fermato, è riuscito, poi non è riuscito. Questo sistema qui è stato in realtà, noi non ci siamo accorti di niente, ma in realtà è stato provato più di una volta. Cioè noi quando avevamo lo SME, il sistema monetario europeo, negli anni 90, era questa roba qui, non era fatta con la banca centrale europea che stampava gli euro. C'era già il fatto che c'era un vincolo. C'era il vincolo, cosa è successo? Capiamo bene cosa è successo. Siccome c'era il vincolo sul cambio, a un certo punto il vincolo sul cambio non è più bastato, cioè l'economia stava andando a meglio, no? come si dice, e quindi l'Italia a un certo punto, siccome ancora c'aveva la propria banca d'Italia in qualche modo, la propria moneta, c'aveva ancora una struttura in piedi per certi versi, dice facciamo una cosa, ci sganciamo da questo sistema e ritorniamo a riprendere un po' le redini della nostra economia. C'è stato un caos per quanto riguarda, non lo so, sarà stato 6 mesi, un anno nel 92 e poi piano piano l'economia ha cominciato a risalire. C'è stata la svalutazione bestiale. C'è stata la svalutazione bestiale, ho capito, ma la svalutazione bestiale ha fatto sì che dopo tu in qualche modo ti sei potuto riprendere. Quando tu arrivi in una situazione del genere, c'hai due possibilità. Prima di tutto, se hai scelto di vincolarti con un'altra moneta, hai fatto una cazzata e niente, ne paghi le conseguenze. Le conseguenze qual è? Adesso te prendi sta mazzata della svalutazione. Più passa il tempo e più dovrai svalutare quando te sganci. Questione numero uno. Se aspetti, come stiamo facendo negli anni, non ci sganciamo, quando arriverà la botta sarà sempre più grossa, cioè ogni giorno che noi passiamo dentro questo sistema ti sgancerai con ricchezza zero e quindi dovrai ripartire da zero senza avere la ricchezza per farlo. Volevo chiudere con questa cosa. Io non so quanti di voi avevano più o meno visto questa cosa qui, chi ci aveva più o meno idea di come funzionava o cosa, ok? Questa cosa qui, io vabbè, sono un po' duro di testa, che c'è da capirlo, ma io in 3 anni che più o meno cerco da capire, ogni volta anche che lo spiego, come dicevamo l'altra volta, c'è sempre qualcosa di più, quindi facciamoci tutti un bel... esame di coscienza e stiamo un attimino con i piedi per terra. Prima... E soprattutto stiamo zitti perché prima di parlare un attimo diamo il tempo di ragionare prima di diventare tutti economisti da domani, ripensiamo a quello che abbiamo visto, cerchiamo di capire, cerchiamo di vedere se nel discorso c'era delle falle, non credo perché sono stato bravo, se c'è delle falle che comunque ci possono essere state, ci possono essere per carità. Non pensiamo subito alla soluzione, pensiamo di capire ancora meglio il problema. Questo è quello che è il consiglio che do a me stesso. Poi voi altri fate come vi pare. Adesso ci vediamo Silvano Agosti, discorso tipico dello schiavo, perché la prima cosa che dobbiamo fare è capire se in questo sistema abbiamo ancora la possibilità non solo di essere liberi, ma di pensare in maniera libera. Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro,
Da oggi pensa a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita, in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro, il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto, se sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti. Bene, io ho finito. Questo era Silvano Costi, non so se qualcuno lo conosce, è un regista secondo me illuminato nel vero senso della parola, noi gli illuminati, quelli dei contorti. E ne ha detto un tot, tutto quello che ha detto ne potremmo discutere per 0 minuti, ha detto tutte cose vere. Sì, vabbè, però è che ha messo lì tanti concetti, anche riguardo la tecnologia, il lavoro, tutto quello. Quindi l'idea è questa, ecco, prima di diventare domani tutti economisti o di andare in giro con i fucili, eccetera, eccetera, vediamo un attimo di capire in che sistema stiamo. Fare una rivoluzione interna, no? Fare prima di tutto una rivoluzione interna, poi se c'è bisogno anche esterna. Io la soluzione non ce l'ho. Tra qualche giorno, settimana, mese, anno, non me la direi più.